come una cagnaccia con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata. Ella si spolpava i loro figlioli e i loro mariti in un batter d'occhio con le sue labbra rosse e si ritirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da Satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Aveva un seno fermo e vigoroso, da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida, come se avesse addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano, e al villaggio lo chiamavano la lupa perché non era già mai sazia di nulla. Voglio parlare con compare Nanni. Non ce n'è confessori per le madri come me. Ti pare che non lo sappia? Le madri come me andrebbero bruciate vive, dovrebbero mangiarsi i cani, le madri come me. Eppure tu, che mi tieni all'inferno, legata per i capelli come una pazza, tu, cos'hai benissimo quanto ti voglio bene, tu, me sanno, i vini, che ci posso fare? Farà meno su lui, cuttia, sento, paradiso, ma sei tu, paradiso, non chiodo, dove corri, ma non ci sei tu, ma dove ci metti chiodo? I chiodo è un ferro, ma che sto, è un ferro, non avvi la zia, ma perché? Perché voglio finirla, una volta per sempre. Io voglio uscire da questo inferno. Perché, ministro? I miei bei vesti sono cristiana, anch'io. Voi! Voi! Maledetta! Non mi strappate il vestito della festa! Me la darò io la festa! Ora stessa Oh, me la darò! se ti bastasse l'animo, Santo di Giuda! no! Non ti basta l'animo, no! Tu se vuoi solo fare impazzire gli altri, ma tortivi dalle pene con un colpo solo, no! Non ti basta l'animo! Maledetta tutta quanta! E il diavolo ci ha legati insieme. Non voglio vedere.